cazzo, quando me l'ho scritto pensavo a quella testa di cazzo di Emilio Fede, ma adesso che l'hanno mandato a fanculo, a chi lo dedichiamo? Ce n'è in questo paese, ce n'è di merde umane. Come on guys, rock and roll is back, get up, shake. Voi forse saprà, spero, che 2 mesi fa è uscito un nuovo album.
che contiene anche un CD live in omaggio. L'album si chiama Codici KO, perché come al solito nei testi, io ai tempi ho scelto di scrivere in italiano perché voglio che il messaggio arrivi subito. È un po' complicato, però si può fare. Codici KO perché in questo paese è andata a puttane tutto. Leggi, noi abbiamo scritto la più grande barzelletta del mondo, siamo proprio dei maghi. Abbiamo scritto una barzelletta su tutti i tribunali dove c'è scritto la legge è uguale per tutti, col cazzo proprio, bellissima. Codici KO perché abbiamo una politica che si scrive le leggi, che se le fa, se le scrive, se le racconta, e poi a chi spaccano i coglioni sempre noi. Codici KO! Comunque questi spaccano il culo, ragazzi, veramente grande dignità per il metal in Italia, ma il metal quello vero, quello serio. Stiamo parlando di band che hanno fatto la storia in questo paese e stanno tutti con le pezze al culo, hai capito? E poi c'abbiamo Marco Minchioni, Marco Carta, ma io con la carta mi pulisco il culo, ma dove cazzo siamo andati a finire? Un paese dove vengono premiati solo ladri, puttana.
e lecca culi, questa è diventata l'Italia, fanculo! E a proposito di puttane, a proposito di zoccole, questo paese è dedicato a tutte queste donne che usano il culo del culo e la figa per far carriera. Anche la bocca! Anche la bocca! Ed in particolare è dedicata ad una! Ma ragazzi, ma di puttane non abbiamo abbastanza in Italia. Li facciamo arrivare pure dall'estero, ma facciamo lavorare le nostre almeno. E facciamogli pagare le tasse, cazzo! Questa l'abbiamo fatta arrivare dall'Argentina, è diventata miliardaria, questa faceva la mignotta fino a 3 giorni fa. Ma che paese di merda è questo? Signora del Vudù! Thank you.
una volta ha detto che i preti pedofili vanno perseguiti. Grazie, ragazzi. Che c'hanno l'uccello nella valigia? Ragazzi, ma non ne beccano mai uno di questi. Ma non solo dei, ma non solo preti, non ne beccano mai nessuno. Però, noi coi pedofili dobbiamo essere buoni, dobbiamo essere compassionevoli, ragazzi, sono malati, poverini. Che male fanno? Andatevi a casa mia. C'ho 2P38 carichi. Bastardi! Figli di puttana! I bambini non si toccano! I bambini non si toccano, cazzo! La pena di morte non è umana. Non me ne fotto un cazzo, li ammazzo io con le mie mani. E poi me ne vado in galera, i bambini non si toccano, cazzo! Non si toccano. E noi parliamo delle cose che sentiamo qua in Italia. Dovreste venire lì in Sud America, dove stiamo facendo il progetto per i bambini con Caterina, vedere che succede. Ci sono bambini traumatizzati negli orfanotrofi, violentati da quei turisti bastardi rotti in culo, hai capito? Che devono morire tutti quanti, ste merde. E io ho voluto parlare con Dio in questo testo, con Buddha, con Dalai Lama, per dirgli dove cazzo sei andato a finire. Che figlio di Maria. Yeah.
collaborazione di cui vado fiero in questo album, che secondo me, io l'ho vista a San Siro nel 74, altro che Pasqua di Capue, con una chitarra acustica con due tamburelli ha riempito lo stadio. E la gente si è dimenticata di lui, perché la gente ascolta solo stronzate. Lui ancora oggi continua con grande dignità a fare la sua musica, a scrivere i suoi grandi testi. Lui si chiama Edoardo Bennato. Meno male che adesso non c'è Berlusconi, Nerone! Sempre la codice è dedicato alle band che hanno suonato stasera, ieri sera su questo palco. Io questo pezzo in particolare lo volevo dedicare a Paolo e Patrizia Scotti, che hanno avuto le palle per organizzare una serata come questa. Hai capito? Quando potevano organizzare una serata disco mentre quattro puttane brasiliane c'erano 8.000 persone qua, c'erano. È dedicata allora alla più grande band rock and roll di tutti i tempi. Sti vecchietti spaccano ancora il culo. Loro si chiamano AC/DC. Il pezzo è dedicato a lui in particolare. Angus! Yeah.
Thank you.
pezzo parla di questo paese dove ormai devi solo decidere che lavoro vuoi fare. Ti sei laureato? Non c'è problema. Vuoi fare l'operaio? Non c'è problema. Vuoi trovare un lavoro? Abbiamo fatto un concerto 2 settimane fa. Ho letto su una maglietta la frase più bella. Eravamo, dove cazzo eravamo, mi ricordo. C'era scritto: datemi un cazzo di lavoro, c'era scritto sulla maglietta. Ragazzi, la disoccupazione giovanile è arrivata quasi al 50%. Vuol dire che c'è il 50% dei giovani in questo paese che non hanno un futuro, non hanno un cazzo. E Berlusconi ha detto che si vuole ricandidare. I nostri politici vanno ancora porta a porta, bla 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 bla. Levano i soldi dalle pensioni. Ma pezzo di merda, levati i soldi dalla tua di pensione! Che prendi 30 milioni di euro all'anno, bastardo rotto in culo! Working regress! Ascolti, si chiameranno Piazza San Rock.
Successo il terremoto in Abruzzo, non si sono mossi, adesso è successo di nuovo, per carità, rispetto per i terremotati. Noi abbiamo fatto un concerto con le Zofonic, ne ho fatto un altro, rispetto per i terremotati, spero che quei soldi vanno ai terremotati, quelli che hanno raccolti lì allo stadio del cazzo di Bologna. Aspetta, hanno fatto la mafia emiliana, no? Non entrava nessuno lì dentro, anche se c'era qualche persona vera, sincera, che l'avrebbe fatto solo per i terremotati. Cosa molto difficile questa comunque. Hanno fatto tutta quella baradan, no? Come diciamo a Napoli, no? Per raccogliere 2 milioni di euro di merda. Oh, sono tanti, per carità. Ma lì con 2 milioni di euro non ci fai un cazzo proprio. Quando bastava che Ligabue, Zucchero, la Pausini facevano un assegnino da 20 milioni di euro a testa, che come per noi dalle 10 euro. L'unico che ha avuto le palle ha detto: io con ste merde non ci suono. È stato Vasco, però vi assicuro che il suo assegnino del cazzo bello pesante l'ha fatto Vasco. Grande rispetto.
ragazzi, serate così, con delle serate così, noi 80.000 persone a San Siro per Ligabue e Vasco Rossi glielo picchiamo su per il culo, perché lì ci sono 80.000 coglioni che non hanno capito un cazzo proprio e si meritano la musica che hanno, si meritano la politica che hanno. A noi ci chiamano sfigati, io mi sento fiero di essere uno sfigato. Voi ce l'avete un cuore? Sì! Ce l'avete un cazzo di cuore? Sì! Ce l'avete un cuore di rock and roll? Sì! Solo le puttane, ladri e le caculi. Marta è la città! Sì.
63 anni, e scusate se mi permetto, 63 anni di grande dignità, e tutta quella gente, i loro miliardi, le loro puttane, che poi questi, quelle che si sposano, sono tutte escort, hai capito, sono tutte puttane, capito, perciò ognuno ha ciò che si merita nella vita, c'è una giustizia divina, e poi io sono convinto che ognuno pagherà il conto. Perché se dopo questa non c'è un'altra vita, vuol dire che questa è proprio una vita di merda. Questo pezzo è dedicato a voi, cazzo! Alle band che hanno suonato veramente ieri e oggi su sto palco. Ci sono i rap di Mario Riso che addirittura si sono rimessi insieme apposta per questa occasione. Grande Mario, grande tutte le band che hanno suonato su questo palco. Ma non voglio essere leccaculo, anche se io a Paolo e Patrizia Scotti ci conosciamo da anni, gli voglio un bene dell'anima, perché sono delle persone stupende e io mi innamoro delle persone, perché se tu sei un grande artista ma sei un uomo di merda devi solo andare a fare in culo, hai capito? Ingrido, fottuto, disperato del cazzo di mille band in Italia spaccano il culo e non vanno a X Factor, amici, fanculo! Yeah.
ci ho visto un sacco di amici, di fratelli, quelli neri, che non vedevo da una vita. Adesso voglio sentire i vostri no. Il primo no è per tutti i ladri di rock and roll. Pasqua e Roy di Caputi fanno rock roll. Tiziano Ferro ha detto che sta sperimentando sonorità rock. Sì, super il culo. Il primo no è per loro. E per tutta questa gente che si sciacqua la bocca con la parola no. Su! 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 Anche il dritto! Promossimus! Il secondo no! E per i nostri politici, basta, ci hanno rotto cazzo, basta, la torta è finita, tirate fuori i coglioni, c'è gente a casa che non riesce a portare da mangiare i propri figli, vergognatevi pezzi di merda, vergognatevi se avete un po' di dignità, su, vedo che c'è gente che mi guarda come un pazzo, c'è il figlio di Berlusconi qua da qualche parte, dove, dove è lo? Fottetevi! Su! Su! Cazzo, su! Su! L'ultimo no! È per tutte le figlie che non ce la danno! Questo è un omaggio dovuto al grande John Lord che ci ha lasciato qualche giorno fa. Ma perché i pezzi di merda rimangono sempre, ragazzi? Se ne vanno sempre quelli buoni, se ne vanno. Prima o poi. Dio del blues, dove cazzo sei? Questo è per lui, per tutti i grandi che ci hanno lasciati. E non dimentichiamo neanche quel piccolo grande uomo. Fratello, questo è anche per te, saluto di John. Lolly Rockin' Rock! I'm gonna go to the hospital.
sto cazzo. Oh, certo che sei rock and roll è quello che fa i capoli, la sconosci. Mio nonno a 9 anni mi ha detto, ricordati che la giustizia non esiste. Aveva già capito tutto, era un partigiano. Ricordati che l'unica giustizia è che dobbiamo morire tutti. Meno male che c'è una cazzo di giustizia. Ma con i soldi ti puoi comprare anche la vita spesso. Purtroppo. Però la cosa più importante che mi ha detto è, ricordati che c'è una cosa nella vita che se ce l'hai nessuno te la potrà mai toccare. Si chiamano palle. Si chiama dignità, si chiama. Lonely. Lonely. Thank you.
voglio rockare. Ci vediamo lì, lì in fondo sulla destra, non so dove, lì, lì. Facciamo due chiacchiere. Due cose non mi dovete chiedere, né il culo e né soldi. Ciao! Mitico Pino!